Ciao a tutti, finalmente è arrivato il momento di rifare una delle mie classiche classifiche top 10 ai saloni. In questo caso siamo a Monaco, perché si ricomincia dopo il Covid che ha mollato un po' la presa a rivedere anche le macchine dal vivo, e quindi non poteva certo mancare la mia top 10 con tutti i top assoluto e anche tantissimi fuori classifica. Andiamo a vedere. Partiamo subito da un top assoluto, boom, fuori classifica, con l'AMG GT One, perché la vettura è fuori classifica semplicemente per il fatto che viene mostrata in una forma pseudo definitiva, ma è ancora una concept car. Sono anni, per non dire millenni, che questa macchina è stata presentata, ci stanno girando attorno in ogni modo per tirar fuori 1000 cavalli e soprattutto per rispettare le omologazioni, per cui deve nascere chiaramente. Più vanno avanti, poi più l'omologazione diventerà tremenda, perché adesso c'è l'Euro 6, ma tra poco ci sarà l'Euro 7. Se aspettano ancora un po', sarà impossibile omologarla sostanzialmente. Però top assoluto fuori classifica per questa AMG GT One, perché è stupenda, però non posso metterla in classifica perché non è omologata. Totalmente fuori classifica la mascherina, che purtroppo bisogna tenere all'interno degli spazi chiusi, questo per regolamento dell'IAA, ma anche per rispetto ovviamente delle persone che abbiamo a fianco. Quindi fuori classifica, e speriamo anche di levarcela presto dai Gocones, perché non se ne può più. Faccio un piccolo strappo alla regola, anche se non dovrei, e metto al decimo posto questa Volkswagen ID Life, semplicemente perché anticipa quello che saranno le linee guida delle vetture tipo Polo, tipo 7 Ibiza e tutto quello che arriverà in futuro in casa Volkswagen, portando con sé una nuova piattaforma che si chiama MEB Small, ovvero una variante accorciata, ridotta nella dimensione, modificata nell'architettura con il motore davanti, che appunto andrà a costituire vetture come la Polo, come la 7 Ibiza, come tutte le Skoda di prossima generazione, che affiancheranno il normale prodotto con appunto delle varianti elettriche, quelle qui, basate su questa piattaforma. La regola di questi top 10 di solito non mettere delle concept car, ma siccome c'è poca roba a questo salone, comunque almeno una concept car ce la devo mettere, quindi la ID Life decimo posto. Non so se siete d'accordo. Totalmente fuori classifica questi della Siemens, che non hanno capito che era una fiera di automobili. Niente, non hanno capito niente. Totalmente fuori classifica la Volkswagen ID.5 per diversi motivi. Il primo è che è ormai ora di cambiare format nella presentazione di questo genere di vetture. Questa camuffatura ce l'avevano già fatta sulle ID.3 e sulle ID.4. Capisco che il tema che vogliono cavalcare per presentare le vetture sia sempre questo, ma non lo so, un po' scocciato, ecco, mettiamola così. In più sta linea di coda, non lo so, non mi piace per niente. Se dovessi scegliere fra questa o la ID.4, prenderei la ID.4 tutta la vita, con tutto che ci sono esempi come la Q5 Sportback o la Q5 quella coupé, che si dividono i clienti al 50%, per cui posso capire che Volkswagen faccia anche questo genere di vetture, ma sto alettone, non lo so, un po' me lo sarei risparmiato. Almeno quello, fuori classifica. Siamo veramente al top, ma proprio magico, ultra plus, con questo microlino, che in realtà metto in nona posizione semplicemente per il fatto che non è una vera macchina, ma è un ciclomotore, come la Citroen AMI, per intenderci, quindi non posso metterla troppo in alto, perché devo mettere altre vetture lì più avanti, ma nel mio cuore lei, boom, va veramente in prima posizione. È fantastica, veramente molto bella. Tra l'altro qui dentro c'è molta Italia, perché la vettura viene realizzata alla CEC, viene costruita con questa scocca in acciaio molto robusta, mantiene l'apertura della porta come nella Isetta originale, ed è una vettura straordinariamente simpatica da un punto di vista estetico, e che si pone in quel mercato di microcar, per intenderci, come appunto la Citroen AMI ed altri prodotti di questo genere, che possono essere guidati anche dai 14 anni. Questa è un'azienda, la Micro, che lavora a Sodo, che produce non solamente automobili ma anche scooter, monopattini, eccetera eccetera, e chiaramente si evolve anche con questo nuovo microlino, che è straordinariamente bello da un punto di vista estetico, anche se conserva la scomodità tipica di questo oggetto. Voglio salire, perché devo assolutamente salire in questo oggetto. Sono alto 1,90 m, mi faccio ridere da solo, ma è straordinariamente figo. Adesso però chiudo la porta, perché voglio rendere assolutamente immersiva questa sta smontando tutto, questa esperienza. Display qui davanti, l'impianto audio è una cassa Bluetooth, e appunto qui all'interno c'è lo spazio per portare in giro la vostra fidanzatina. Fantastico, è meraviglioso. Non so cosa succede qui in caso di impatto, meglio non saperlo. Probabilmente si può uscire dall'esterno, da qua, da questo tetto in tela, che è straordinariamente bello. Peccato per il costo, credo che sarà intorno ai 15.000 euro, ma questo prodotto finanziato dagli svizzeri, appunto costruito in Italia, certamente vale per quanto riguarda le questioni
questioni estetiche che sono davvero fighissime. Ci vuole un po' di agilità per scendere, ma forse quelli che hanno 14, 16 anni, 18, magari da questa macchina scendono più facilmente di me. Quindi top assolutissimo, nono posto in classifica. Ottavo posto in classifica per la Renault Megane. Mi vengono i brividi a pensare che la Megane sia diventata un monovolume, che sia diventata elettrica e che abbia abbandonato anche quella tradizione così un po' sportiveggiante, originalona nel design, che l'ha sempre contraddistinta. Questa ricorda un po' la Scenica, una vettura un po' più corta rispetto a una Megane tradizionale, perché è lunga 4 metri e 20 circa, ed è una Megane appunto completamente diversa, proprio perché porta con sé la nuova piattaforma CMF EV, che è la nuova declinazione delle piattaforme Renault per vetture elettriche, che non arriverà solamente su Megane ma anche su tutti gli altri prodotti della casa francese che vorranno essere elettrici, praticamente lo saranno tutti d'ora in avanti. Una cosa particolare di questo prodotto è il fatto di avere la batteria, che è solamente 11 cm di spessore, la vedete, eccola qui, occupa poco spazio in senso d'altezza, e questo permette poi di avere un maggior abitacolo e una capacità di appunto ospitare a bordo le persone, a fronte comunque di una dimensione molto contenuta. Vi faccio vedere anche gli interni con questa maniglia che spunta fuori e poi si integra al design della vettura. Interni che hanno un display da 10 qui davanti come strumentazione, quello da 12 lì al centro con un nuovo software molto più evoluto rispetto a quello del passato. La cosa che non mi piace di questo genere di vetture, esattamente come sulle MEB ed esattamente come sui prodotti anche di Mercedes con la piattaforma CMA, se non ricordo male si chiama, è il fatto che qui davanti non c'è un vano bagagli per metterci i maledetti cavi della ricarica, ma c'è tutto quello che riguarda il motore. Questo perché chi fa questo genere di vetture ed è abituato a fare le macchine di tipo tradizionali sa che lì davanti ci va il motore e continuano a metterci quello. Però non capisco il senso, Tesla lì davanti ci mette il bagagliaio, mettetecelo pure voi. Quindi vi metterai fuori classifica con una tirata di orecchie, però vi metto all'ottavo posto perché comunque il prodotto non è male, anche se è elettrica. Cioè sta roba è veramente assurda, non la capisco, vabbè matti. Totalmente fuori classifica è l'M Vision X, che viene mostrato qui da questa azienda, la Mobis, quindi non è un'azienda qualsiasi, ma è un'azienda molto grossa. Non so, mi sembra la funivia con le ruote. Se questo è il modo di pensare la mobilità del futuro con le automobili del futuro, come dicono a Roma, voglio morire prima, perché anche no. Però posso capire che all'interno di questo salottino ci sia molta tecnologia, ci sia un impianto audio che spacca, ci sia tutta l'intelligenza artificiale possibile e immaginabile, 4 comodi posti, tutto quello che volete, non ci sono manco le cinture di sicurezza perché le macchine di sicuro non si schianteranno con tutte le tecnologie, o forse si schianteranno tantissimo, non lo so. Però è tanta roba salire su questa roba qua, quindi fuori classifica, senza top assoluto, ma fuori classifica e basta. Totalmente fuori classifica, l'ologramma dell'automobile fuori classifica. Totalmente fuori classifica, e adesso vi spiego subito perché, la colonnina di Ioniti. Devo dire che con questo oggetto, che vicino a casa mia, alle sorelle Ramonda, è presente, sogno ogni volta di caricare 270 kW le macchine elettriche come la Taycan, come l'Audi e-tron GT, insomma tutte quelle vetture che oggi possono accogliere tutta la potenza che queste colonnine sono in grado di tirare fuori, ma fatalità, non vanno mai, non c'è mai modo di farle funzionare, bisogna sempre chiamare centro assistenza eccetera eccetera, per cui fuori classifica totale, perché non funziona mai. Top assoluto, il grandissimo ritorno della Smart. Dopo anni di biposte, quella for un po', vediamola così, non azzeccatissima, si ripresentano con un progetto realizzato in collaborazione con Geely, che è comproprietario assieme a Daimler del marchio Smart, un progetto che porta con sé una un subino frutto di una idea che nasce da Geely ma nasce anche da Daimler al 50% uno e 50% l'altro, perché questa macchina verrà costruita in Cina assieme al partner cinese Geely, che mette la meccanica mentre Daimler ha messo il design. Aspettiamo di vedere la biposto, perché di quelle sono sempre innamorato, mi piacciono troppo le Smart biposto, spero di vederle presto e speriamo che sia bella. Chiedo una seconda licenza per mettere in classifica, bellissima, questa nuova Hyundai Ioniq 6. Cosa vi ricorda questa coda? Mamma mia, la 911 identica, sputata, e devo dire che questo è il secondo richiamo a vetture di successo che vedo nella gamma Ioniti. Secondo me si stanno divertendo a scimmiotare le macchine fighe del passato, l'hanno fatto con la 127, con la Ritmo, con la Ioniq 5, adesso con la Ioniq 6 si divertono a giocare con il mondo
della Porsche 911, è identica a questa coda, veramente se fossi la Porsche gli manderei una letterina dall'avvocato per plagio perché è sputata, però devo dire che è reinterpretata in modo molto bello e francamente una cosa del genere, soprattutto un design così, me lo sarei aspettato dalla Porsche. È bellissima, devo dire, una macchina, una concept car sicuramente interessante, è una concept che porta con sé una linea molto filante nella zona posteriore, ma anche quattro porte, quindi c'è anche un po' un richiamo al mondo della Panamera per intenderci, eccolo qui, però con l'apertura a libro. Tra l'altro questa apertura diventerà molto alla moda tra un po', lo vedrete, perché c'è una macchina che fanno in Emilia che uscirà tra un po', che sarà un SUV che è fatta in questo modo qua. Qui davanti invece diciamo che il design è un po' meno porschesco, mettiamola così, però di fatto la macchina, questa IONIQ 6, è molto bella e porta con sé tutta quella tecnologia elettrica che abbiamo visto anche sulla IONIQ 5, esaltando chiaramente il tutto con linee, dimensioni e una tipologia di prodotto che può essere che torni alla moda, soprattutto con prodotti fighi come questi. C'è un livello 5 direi di guida, perché non c'è nemmeno il volante, probabilmente esce nel momento in cui serve, comunque si guida tipo gli Airbus con i joystick. E a livello di interni sicuramente ci sono degli elementi che possono essere interessanti, come il cassettino messo qui sotto al sedile, o altri elementi anche qui. Il rivestimento, cosa vi ricorda? Quello della 911, identico, sputato, bravi, veramente sono stati molto coraggiosi questi di Hyundai nel proporre questo concept, che ha il suo perché, sicuramente ha il suo perché da un punto di vista estetico, ha il suo perché anche da un punto di vista così di idea. Sesto posto in classifica per questa concept car, che non dovrebbe essere in classifica, ma la metto in classifica perché è al top assoluto. Non poteva mancare una mini elettrica, ma in questo caso è la Pace Car dei campionati Mini Challenge, non in tutti ovviamente, però devo dire che è molto originale da un punto di vista estetico, e certamente per fare la Pace Car è una vettura adatta. È una chiaramente è un allestimento che ricorda moltissimo quello delle normali Mini Challenge, ma lì davanti al posto del motore a benza c'è il motore elettrico. Bellina, sicuramente originale e personale, come Pace Car va benissimo. Sono venuto qui sullo stand BMW per vedere la iVision, eccola lì, ma in realtà è dietro, però cosa vedo? La Vision Urban Urban Out della Mini, un furgone tipo, non so, quello, un furgone americano più che altro, con il cristallo qui davanti, parabrezza che si apre. È una macchina totalmente autoguidata, come vedete non ha il volante, ha gli interni che sono praticamente quelli di un salotto, e la possibilità chiaramente di andare a spasso con i propri amici all'interno di questo veicolo Mini, così andando da una parte all'altra del mondo senza pensieri, voi tanto non dovete manco guidare. Non è al top assoluto, non posso nemmeno metterla fuori classifica, ma ci tenevo a farvela vedere, così mi dite voi se vi piace o no. Per chi si chiedeva che fine avrebbe fatto il doppio rene allungandosi dall'alto verso il basso ed allargandosi, beh, qui ne ha la spiegazione, perché qui davanti il doppio rene è molto allargato, è di cristallo e fa vedere addirittura all'interno dell'abitacolo. Parliamo del nuovo concept BMW Circular, che chiaramente per regola, anche se ho fatto qualche strappo alla regola, bisogna ammetterlo, va fuori classifica. È una macchina molto compatta nelle dimensioni, certamente porterà con sé tutti i sistemi di autore di guida possibili e immaginabili, ma soprattutto porta con sé un concept di automobile che probabilmente nel futuro di BMW vedremo prossimamente, magari tra qualche anno. Chiaramente si tratta di una vettura elettrica con tutto quello che serve per essere una vettura elettrica moderna. Del resto il gruppo BMW da questo punto di vista è molto avanti, e certamente all'interno di questo concept, che ha le porte che si aprono a libro eccetera eccetera, ha fatto un lavoro interessante, in particolar modo di design, appunto con questo piccolo ferro totalmente fibra di carbonio, a vederlo così, che appunto anticipa quello che sarà il futuro del marchio dell'Elica. Fatemi sapere se vi piace, intanto lo mettiamo fuori classifica. Quinto posto in classifica per le Polestar, non vedo l'ora che arrivino anche in Italia. Per il momento non sono ancora commercializzate dalla Volvo, perché questo di fatto è un brand di Volvo, ma questa Polestar 1, che è una plug-in hybrid, è veramente fighissima, e i suoi 609 cavalli 4.2 da 0 a 100, beh, top, veramente fantastica, parlano di un oggetto straordinariamente figo, soprattutto nel design, nella colorazione, nella definizione degli interni, insomma in tantissimi dettagli che
parlano di una macchina straordinariamente bella, di una supercar da 155.000 euro. Non so chi spenderà 155.000 euro per una macchina del genere, ma comunque è fighissima. Bella anche la Polestar 2 che vediamo qui al Salone di Monaco, vettura che arriverà completamente elettrica con tre tipologie di motorizzazione e potenze che vanno da 224 a 408 cavalli, con autonomie che sono piuttosto estese, perché partono da 440 km per arrivare fino a 540 della variante single motor da 231 cavalli con 78 kWh di batteria. Quella bimotore invece va un po' più forte, perché fa da 0 a 100 in 4 secondi e 7, ma di chilometri ne fa 480. Però quinto posto in classifica per queste Polestar, perché è un brand molto cool che Volvo spero che porti anche in Italia. Completamente fuori classifica, ma senza possibilità di appello, zero, per queste ruote della Maybach, che traggono ispirazione dai modelli originali della casa tedesca, e totalmente fuori classifica, perché è assurdo trovare questo genere di gomme su queste vetture, la fornitura Nankang per questa Maybach, che costerà almeno 250.000 euro e gira con delle gomme tra virgolette di sottomarca, per carità. Oggi la Nankang fa dei prodotti decisamente buoni rispetto a quelli che erano un tempo, ma insomma io qui una Michelin, un Pirellino, una Continental, ce l'avrei messa. Comunque fuori classifica anche la EQS, perché è una concept car che anticipa l'EQS SUV, appunto, in una variante Maybach che voleva far molto discutere, l'ha fatto, però appunto è una vettura che vedremo un pochino più avanti, e anche lei fuori classifica totale, senza appello. Totalmente fuori classifica quelli della Way, innanzitutto perché hanno chiamato la macchina Coffee, non si fa, e poi perché Way mi sembra di essere a Milano, niente da fare, fuori classifica. Il consettino della Webasto che va in giro da solo e fa tutto da solo, fuori classifica, fuori classifica. 10 lode ai ragazzotti della Bosch che rinunciano a una, che ne so, un'Audi elettrica o comunque una vettura tedesca elettrica per portarsi a casa una bella Stelvione in colore verde Montreal, bellissima Stelvione quadrifoglio, tanta roba, top assoluto della Bosch, ma fuori classifica. Lo so che per regola non posso mettere in classifica le concept car, ne ho già messe due, ho già fatto troppi strappi alla nostra regola fondamentale, però di fatto questa BMW iHydrogen è una vettura che premio per il concetto, per cui la metto al quarto posto in classifica, perché a me l'idrogeno piace moltissimo ed è una tipologia di vettura, questa iX5 alimentata di idrogeno, che potrebbe magari un giorno trovare una declinazione nella realtà. Del resto i giapponesi stanno investendo moltissimo su questo tipo di tecnologia, loro credono molto meno degli europei sulla questione elettrica pura, invece loro costruiscono macchine elettriche con la fuel cell ad idrogeno. Tra l'altro BMW sul finire degli anni 90 fece anche dei prototipi di vetture marcianti a 12 cilindri, bruciavano l'idrogeno in camera di combustione del motore 12 cilindri AV, quindi non è la prima volta che la casa di Monaco affronta questo tema, ed è per questo che questo grande ritorno all'idrogeno in casa del BMW lo premio con il quarto posto in classifica. Quindi non premiamo la macchina, ma premiamo il ritorno all'idrogeno di BMW, grandissimi, bravi. Terzo posto in classifica per la Mercedes classe C all terrain, non solo station wagon ma anche variante SUV tra virgolette, di una vettura che sarà certamente molto venduta tra tutti coloro i quali vogliono sì la station wagon, vogliono sì la Mercedes compatta, vogliono però avere anche un oggetto che abbia quel profumino di SUV che piace molto spesso anche alle mogli, e piace molto a tutti coloro i quali magari vogliono la trazione integrale, vogliono avere un oggetto leggermente più altino, ma non vogliono il SUV semplicemente perché vogliono viaggiare un pochino più bassi, sfruttando quelli che sono i valori aerodinamici, i valori di guidabilità di una piattaforma che siede un pochino più in basso, e chiaramente porta con sé tutti i vantaggi di una normale station wagon a differenza di un SUV. Macchina indubbiamente molto elegante, molto ben disegnata questa nuova carrozzeria station wagon, certamente la dotazione di motori è avanti, come del resto anche la dotazione tecnologica di questi interni che portano con loro l'MBUX e tutto quello che serve per essere una vettura davvero modernissima, compreso anche un bagagliaio
assolutamente fotonico, ve lo faccio vedere, con la GBZ, tra l'altro, eccolo qui, bagagliaio importante per una vettura che comunque è grande, ma non è grandissima, del resto più grande di lei c'è anche la Classe E, che è disponibile anche lei nella variante all-terrain. Terzo posto in classifica, bravi alla Mercedes. Totalmente fuori classifica, ma semplicemente perché è una cosa da Galeazzi, la Cariad. Questa è un'azienda che in primo momento non vi dice nulla, ma in realtà tutti i software che arriveranno all'interno delle vetture Volkswagen, del gruppo Volkswagen, d'ora in avanti saranno realizzati da questa azienda che è una proprietà del gruppo Volkswagen. Si chiama Cariad ed è appunto una struttura che sviluppa intelligenza artificiale e tutto quello che gli va dietro per gestire le vetture del futuro, che non sono più fatte solamente di ferro, non sono più fatte solamente di motori, anche perché non di motori tradizionali, ecco, mettiamola così, termici, ma sono aziende che sono fatte anche e soprattutto di macchine che dentro hanno un software per essere gestite, e chiaramente deve essere sviluppato internamente, altrimenti è un casino. Totalmente fuori classifica la Mercedes EQE, semplicemente perché non saprei dove metterla nella top 10. La macchina non è brutta per niente, ha una tecnologia elettrica assolutamente all'avanguardia, 90 kWh che le consentono di fare tanta strada con un pieno di energia, 660 chilometri, si ricarica a 170 kW, quindi anche velocissima nel ripristinare l'energia all'interno del pacco batteria, ma non riesco a metterla all'interno della top 10 semplicemente per il fatto che ci sono già parecchie Mercedes, perché sono state tra quelle che ne hanno messe di più in questo salone, ma anche perché è troppo simile alla EQS, con la quale condivide la piattaforma EVA. È molto simile, ma è, diciamo, la versione a passo corto, con gli interni nelle varianti standard leggermente depotenziati, tra virgolette, perché qui vedete abbiamo la variante a schermo ridotto, non il mega display dell'MBUX, questo semplicemente perché soprattutto nelle varianti un po' più base hanno cercato chiaramente di ridurre i costi. Però se voi volete spingervi un pochino più avanti, potete anche in questo caso portarvi a casa una, guardate un po', questa è una EQS, ma lo schermo che potete metterci dentro è esattamente lo stesso, con questi 3 mega display che sono veramente straordinari da un punto di vista estetico. Quindi sì, top assoluto, ma fuori classifica semplicemente perché non so dove metterla, e poi perché non lo so. Totalmente, ma totalmente fuori classifica la Mercedes EQG, che non è la classe G di mio cugino, ma è semplicemente la variante elettrica di un mito che dal 1979 ad oggi è arrivato in concessionaria con tutte le motorizzazioni possibili e immaginabili. Anche questa va fuori classifica, come tante altre d'ora in avanti, perché è una concept car, non è ancora presente sul mercato, ma è una vettura che comunque arriverà anche con questa variante elettrica, dopo essere stata diesel, benzina, dopo averci portato i motori MG, e dopo averci portato in dono anche delle varianti Maybach fighissime, da Sheikh, da Emiro, insomma mille declinazioni per una vettura mitica che tra qualche anno passerà le colline del Monte Schöckel, dove Mercedes omologa tutti i suoi fuoristrada con 4 motori elettrici che spingono con la loro precisione su ogni ruota, assicurando, a detta di Mercedes, dei valori fuoristradici addirittura superiori a quelli delle normali vetture con il motore diesel o benzina. Per cui top assoluto, ma fuori classifica perché non è omologata. Quando ci sarà, magari la metteremo in classifica. Ti voglio tanto bene, troppo non ci sarai più, caro vecchio diesel, fantastico. Voglio bene anche a te, cara turbina montata su questo super vuoto da 639 cavalli. Oh, godo solamente nel sentire i valori di un motore del genere, ma tra un po' si va fuori classifica veramente. Compra anche tu il sistema wallbox più fico per la tua casa. Mamma mia, che roba, ragazzi. Questo è quello che ti aspetta, Ma sì, dai, che scherzo, lo sapete che sto anche cambiando idea sul discorso delle auto elettriche, perché tutto sommato, soprattutto in certi casi, ce ne sono alcune che vanno davvero molto bene, ed alcuni valori che sono parte di questo nuovo modo di concepire l'automobile, di concepire i motori di un'automobile, permettono alle vetture di essere più comode, longitudinalmente parlando molto veloci e molto silenziose. Sono auto diverse da vivere, ma soprattutto per vetture urbane, piuttosto che andare in giro con un motore a 3 cilindri che svibrazza e che diciamo non è
quello che dovrebbe essere per questioni omologative, per questioni di milioni di fattori, beh, preferisco una macchina elettrica 100.000 volte. Adesso che vedo che ha il logo vecchio mi viene quasi la voglia di toglierle il secondo posto in classifica, ma in realtà glielo lascio perché concettualmente questa vettura è avantissimo, nonostante sia un progetto come tutte le Dacia che chiaramente non è modernissimo per quanto riguarda la parte di meccanica, non è moderno per quanto riguarda la parte di infotainment, non è moderno sotto tantissimi punti di vista, ma è molto moderno da un punto di vista concettuale, perché è esattamente quello che la gente cerca al di fuori delle macchine fighette, ovvero vogliono concretezza, vogliono comunque un design carino, vogliono una vettura che ad un prezzo relativamente contenuto sia in grado di offrire posto, sia in grado di offrire appunto una meccanica affidabile, sia in grado di offrire un universo di possibilità che non va troppo oltre appunto in termini di costi. Per cui è una macchina sicuramente concreta, una vettura che va a sostituire la Logi e la Joker, ed è un oggettino, come vedete, che comunque non rinuncia alla sua tecnologia al centro, non rinuncia a tutta una serie di elementi che fanno parte del modo moderno di concepire la vettura, compresi i fari a LED qui davanti, che arrivano direi di diritto anche sulle Dacia. Non ci sono ancora su alcune Alfa Romeo, ma sulle Dacia le hanno messe. Vi faccio vedere anche come è fatta la strumentazione. Anche qui non c'è il display digitale, ma c'è ancora la cara vecchia strumentazione analogica, che ha il suo perché, è appunto in questa Joker fa il gioco fa il gioco di chi vuole spendere il giusto e vuole portarsi a casa una macchina concreta. Quindi secondo posto in classifica, peccato per il logo là davanti, ci sarebbe stato bene quello nuovo, questo, ma hanno messo ancora quello vecchio. Al primo posto in classifica, zazan, eccola qui, la AMG GT 4 porte nella nuova variante 63S. È una vettura strepitosa e soprattutto ha avuto la forza di presentarsi con un motore termico, certo con una e-performance ibrido, che è costituito da questo scatolone che tira fuori 204 cavalli attraverso questo appunto power pack, che ha dei picchi di potenza notevolissimi attraverso un inverter che è stato fatto apposta per fornire prestazione. Comunque la macchina ha 843 cavalli, 1400 Nm di coppia massima, un mostro assoluto che chiaramente innalza a livello simile la performance di questo ferro straordinario, che esteticamente devo dire mi piace moltissimo, e anche a livello di interni, guardate un po' la bellezza totale. Macchina appunto straordinaria e soprattutto dotata di una grande forza, non solo nel motore ma anche forza di carattere, perché venire in un salone solo di auto elettriche con questa roba qua, tanta roba. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it. viva la passione per l'auto e full gas sempre, e viva la top 1, perché la sua meccanica è assolutamente straordinaria. Eccola qui, guardate che bella.